Lo studio di Fender-Katzalidis è abbastanza giovane, anche se i titolari intrattengono rapporti di lavoro da parecchio tempo. Come molti altri studi, è nato come uno studio abbastanza piccolo ed è quindi cresciuto. Le dimensioni dei progetti cui lavoriamo sono aumentate in modo considerevole. Abbiamo stabilito un numero massimo di circa 50 persone, che troviamo una dimensione giusta per mantenere il ruolo di studio boutique e per darci le risorse necessarie per intraprendere progetti su grande scala. E così, dopo aver iniziato a lavorare nel centro di Melbourne, ci siamo ritrovati a lavorare in tutta l'Australia e nel sud-est asiatico, e anche nel Mediterraneo e nel Medio Oriente. In questo modo lo studio stesso è maturato di molto, ripartendo, come la maggior parte degli studi di architetti, ma avendo adottato dei sistemi che ci permettono di intraprendere dei lavori in maniera molto elegante, su scala molto grande. Vedo la professione dell'architetto all'interno del settore delle costruzioni a una specie di bivio, anche se ritengo che a questo bivio noi sceglieremo la direzione giusta. Ma per capire quale sia la direzione giusta e come prenderla, dobbiamo tutti darci da fare. Il settore edilizio in generale, sia in Australia che nel resto del mondo, rimane ancora una piccola industria nei rapporti interni, mentre il resto del mondo ha fatto progressi nell'uso dell'informatica. Adesso tocca al settore edilizio iniziare a prendere in considerazione l'aumento di produttività che può derivare dall'impiego dell'informatica. Nel fare ciò, cambieranno in modo fondamentale alcune delle relazioni all'interno del settore. Alcuni concorrenti diventeranno più potenti, altri meno potenti e potrebbero persino scomparire. Si pone una sfida agli architetti per riuscire a trovare la giusta direzione, perché, accada quel che accada, le nostre scuole stanno ancora cercando di fare una sintesi tra la distribuzione di informazioni e la creazione di qualcosa che contenga le aspirazioni della società e fornisca allo stesso tempo un riparo fondamentale. Una delle cose più belle che abbiamo scoperto negli ultimi anni di lavoro, e lo dico da architetto che è del mestiere da 26 anni, è che ci divertiamo a fare questo lavoro come mai prima d'ora. Sentiamo di lavorare molto meglio di come facevamo una volta e troviamo che la nostra capacità di tradurre i nostri pensieri in realtà sia un processo più coerente di come era una volta. Pensiamo anche che per le persone che lavorano nel nostro studio ci sia un ruolo per tutti, mentre di solito esiste una gerarchia ben definita. Lavorando in maniera tradizionale in uno studio di architettura, in cima alla scala gerarchica ci sono i proprietari dello studio e in basso ci sono le persone che si uniscono allo studio. Oggi vediamo che c'è una maggiore condivisione delle competenze e che i giovani hanno competenze complementari a quelle degli anziani dello studio. E gli anziani hanno un'esperienza maggiore, ma i giovani hanno spesso una maggiore competenza tecnologica, che supera quella delle persone più esperte. E questo vuol dire che c'è una condivisione delle competenze, che c'è una complementarità di competenze e che c'è una maggiore collaborazione all'interno dello studio, tra i membri più anziani ed esperti e i membri più giovani e nuovi, dovuta alla condivisione delle competenze. Ed è la cooperazione tra queste persone diverse che costituisce la forza del nostro studio. Ciò significa che per i giovani architetti, e perciò per gli studenti di architettura che desiderano entrare nel nostro studio, c'è un ruolo più importante rispetto a una volta. Per noi è meraviglioso vedere i giovani che entrano nello studio sentendosi partecipi e divertendosi, così come facciamo noi vedendo i risultati del loro lavoro. And us enjoying seeing the results of their work.